Sbarca anche in Italia, in Veneto, una delle più promettenti terapie contro il Covid, la stessa che ha guarito un paziente illustre come l'allora presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, una cura che si dice guarisca 3 pazienti su 4, a determinate condizioni però. Ebbene, gli anticorpi monoclonali sono arrivati anche in 11 centri ospedalieri del Veneto, 2 di questi sono Padovani, Cittadella e l'azienda ospedaliera, dove oggi a malattie infettive, in una delle 10 postazioni ad hoc, è stata somministrata la prima infusione. È quindi una parata importante, è un ulteriore passo in avanti nella terapia contro il coronavirus, quella che appunto iniziamo oggi. Ci sono determinati requisiti per l'elezione a questo tipo di terapia, decisa di concerto tra medici di medicina generale e ospedalieri, dove viene somministrata. Anzitutto le tempistiche. Una terapia innovativa che deve essere somministrata nelle prime fasi dell'infezione. Anticorpi che servono a bloccare il virus e in questo caso e far sì che l'infezione non proceda. Ed è per questo che devono essere utilizzati in fase molto precoce, tant'è che l'indirizzo che ha dato AIFA e che poi ha recepito bene la Regione Veneto è quello di farli entro 10 giorni, ma addirittura meglio sarebbe entro 5 giorni dalla comparsa dei sintomi. Candidati i soggetti con più di 12 anni, peso dai 40 kg in su e con fattori di rischio, immunodeficienza, insufficienza renale, malattie pneumologiche, vascolari o neurologiche. Pazienti a rischio ma non ospedalizzati proprio perché da trattare con i monoclonali in fase molto precoce. Un'ora di infusione endovenosa, un'ora d'osservazione e poi a casa, dove i pazienti saranno tenuti sotto osservazione dal proprio medico per 28 giorni. Noi a nostra volta ci teniamo in contatto con il medico di medicina generale, con le USCA, per vedere se è successo che cosa. Il paziente è stato ospedalizzato, ha avuto dei problemi, è stato invece come pensiamo noi bene e quindi non ha sviluppato la malattia. Al 28esimo giorno noi chiudiamo, diciamo, il percorso di osservazione del paziente, chiudiamo il registro AIFA che ci chiede proprio anche queste cose. Intanto ad oggi sono 168 i ricoverati all'azienda ospedaliera di Padova, spiega il DG dal Ben, 90 in area medica, 41 in terapia intensiva, 37 in semi intensiva, con Padova che resta una delle province venete più toccate dal contagio.